Allora, sono qui con Quotation, sono qui con la ruota motrice e ho provato a farlo con Zoom, almeno vedo perché se no non vedevo, caspita. Comunque andiamo a fare il B, insomma adesso si vede oggettivamente meglio. Il B è tra diciamo SKF, questo qua verde, la ghiera, tra la ghiera e qua non deve scendere troppo, ok? Devo avere un po' di gioco, cioè di gioco di ciccio. Allora andiamo a vedere qua, ok? E dunque qui sì, è proprio su lì. È chiaro che a mio avviso io partendo da qui dovrò prendere questa, per forza, questa qui che è la 4, la rondella SKF. Poi, mi sembra giusta, sì, da qui a qui vediamo se è giusta. Già col... Sì, ma è qui, ok. Vuota dentata e dunque è la 7, B7. Poi vado sul cuscinetto che è il 5. Poi vado sul Internet Twice distanziale, su questo che è il 10. Ok, così si vede meglio. È chiaro che qui è 17. Ok, 17. A questo punto è logico che io arriverò qui e gli dico: guarda che il tuo è l'1 e dovrebbe essere giusto. Adesso vediamo. C'è incorrect, eccolo qua. C'è incorrect. E dunque è giusto. Certo, con qui adesso si muove, il problema è che io se vado su si sposterà il video. Qui io sto usando Ctrl Alt con la rotellina e ho zoomato e vedo oggettivamente meglio, però non è che è il top a fare il video, a spiegare, sì, nel senso che magari se uno spiega come fare usare magari in classe il software, usare Ctrl Alt rotellina o se no il tasto Windows più, ok, a questo punto per uscire credo che si possa, si faccia, però dovrò andare a vedere dopo Windows Esc, comunque a portarlo a zero, a portarlo al 100%, cioè senza zoom, semplicemente col Ctrl Alt rotellina, a questo punto si torna indietro. Vabbè, adesso vediamo come è venuto fuori il video. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.